Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ovviamente in questo nuovo video dopo un bel po' di tempo, in realtà non così tanto come di solito, però un po' di tempo. Siamo qui con una nuova recensione di una serie Netflix, la serie in questione è Shadow and Bone, o in italiano Tenebre e Ossa. È una serie tratta da un bestseller del decennio scorso, però mi ha ispirato appena l'ho vista su Instagram, scorrevo e ho trovato questa serie, ho visto subito il logo, ho detto che è fantasy quindi l'ho richiesta subito a Netflix, mi hanno dato l'anteprima e sono qui per parlarvene. Tra l'altro, piccolo aneddoto, l'ho dovuta rushare, quindi diciamo che l'ho vista in 2 giorni, anche se non avevo molta voglia in realtà, perché non perché la serie non fosse in realtà vincente o non ti spronasse a continuare. In realtà lo fanno tutte le serie Netflix, se ti interessano, ovviamente, come questa non fa eccezione. Il problema era che non è che mi piace stare tutto il giorno a guardare le serie. Un tempo sì, adesso no, lo faccio solo con Stranger Things, La Casa di Carta, queste serie qui che io amo alla follia. Come al solito vi leggo la sinossi mentre in sovraimpressione passerà il trailer e poi vi parlo delle mie opinioni molto brevemente perché le mie recensioni non sono lunghissime. Tenebre e Ossa è ambientata in un mondo sconvolto dalla guerra in cui la soldatessa e orfana Alina Starkov scopre un potere straordinario che potrebbe salvare il suo paese. Minacciata dalla mostruosa Faia d'Ombra, o semplicemente chiamata Faia nella serie, Alina è costretta ad abbandonare il suo mondo per entrare in un esercito di soldati magici scelti, noti come Grisha. Mentre impara con fatica a usare i suoi poteri, Alina capisce che anche gli amici possono trasformarsi in nemici e che nulla è quello che sembra in questo mondo di sfarzo. Per sconfiggere le forze pericolose che incombono, tra cui una carismatica banda di criminali, non basterà solo la magia. Questa è la sinossi che era sul sito stampa di Netflix, spero che non sia spoiler. Anche perché qui ho una lista di spoiler che non vi devo dire. Innanzitutto la premessa che vi ho appena letto è molto interessante. Diciamo che nel fantasy, nelle serie, ma anche in realtà nei film fantasy, si trova tanta monnezza, come piace dire a me. Tanta roba che è inguardabile, onestamente. E questo quindi invece già parte con una premessa interessante. E lo sviluppo della storia è lento, ma dipende in realtà, perché non è mai noioso. Non ti addormenti guardandola, almeno io non mi sono addormentato guardandola. Dipende, perché se vuoi 8 episodi da 50 minuti, chi più, qualche episodio meno, qualche episodio di più, l'uno non vi danno fastidio, vi sembra veloce, perché siete abituati a vedere serie da 47 episodi. Allora la serie vi lo sviluppo vi sembrava veloce. A me è sembrato lento perché ultimamente guardo un sacco di film. La caratterizzazione dei personaggi avanza, diciamo, ogni episodio, quindi non ci sono episodi filler che non dicono nulla, che stanno lì solo per fare 8 episodi, oh mio Dio. No, tutti gli episodi hanno un senso di esistere e c'è un motivo per cui durano i 50 minuti. Parliamo un attimo della CGI, questa è una parentesi dolente, diciamo, che c'è solo nel primo e nell'ultimo episodio praticamente. In realtà no, c'è quasi tutti gli episodi, però poca, pochissima. Quella che c'è ci sta perché ce n'è poca. Però nel primo e nell'ultimo episodio ho visto della CGI tentennante, non proprio un bel vedere, soprattutto nell'ultimo. C'è una ripresa di una nave che arriva. Che battuta. È palesemente CGI con delle texture PS2, per farvi capire, quindi l'ho visto io. Non è proprio bellissima la CGI. Spero che in una seconda stagione sicura, perché il finale è apertissimo, più aperto di non so cosa. Praticamente spero che in una stagione 2 la miglioreranno, anche perché molti chiedono la stagione 2, perché nei libri hanno tagliato alcuni personaggi dai libri e molti dicono: vi prego, non fate rinnovare questa serie Netflix, guardatevela solo perché voglio vedere la stagione 2. Sono tra quelli, diciamo, potete anche guardarla. Quindi ragazzi, non è uno dei migliori prodotti Netflix, ma mai nella vita proprio non ci arrivi a fare un Stranger Things, una casa di carta. Ho citato questi, ma ci sono altri che di sicuro non ho visto che sono migliori di questo. Questo qui è un prodotto fantasy, ragazzi. Ma è sicuro una delle migliori serie del genere. Molti lo definiscono, non so se la serie direttamente si presenta, come il nuovo Game of Thrones. Ok, molti l'hanno fatto. Molte, anche c'è una serie su Prime di cui non ho più sentito parlare, non mi ricordo neanche il nome, che si proponeva come il nuovo Game of Thrones. Anche questa qui lo fa.
Non lo so. Game of Thrones personalmente non l'ho visto. Quindi il voto finale io do un 8 su 10, ma non tanto per la serie in generale, ma tanto per essere riusciti a sbarcare nel senso di storia, perché il successo non lo so, non è ancora uscita. Ma nel genere fantasy, che è un genere che dagli anni 2000, quando è uscito Harry Potter e il Signore degli Anelli, si è riempito di che quindi io tendo a non guardare mai prodotti fantasy, ma quando vedo cose così interessanti provo a dare un'occhiata, e questa serie mi ha appassionato. Di sicuro la vorrei riguardare, appena esce la seconda stagione la vorrei riguardare con un po' più calma rispetto adesso che ho visto 3 episodi ieri e 5 oggi. Per questa recensione è tutto, spero l'abbiate gradita, ringrazio Netflix per l'anteprima, sempre gradite queste anteprime che riuscite a fornirmi. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima, speriamo molto presto, ciao a tutti.